Per fare la benzina c'era da fare la fila, adesso c'è molto di meno. Il caro prezzi minaccia le catene di approvvigionamento di tutti i beni, dagli alimentari alla meccanica, fino al costo dei servizi. A livello nazionale i carburanti, fra diesel e benzina, hanno ormai superato i 2 euro al litro, con un vero e proprio salasso per i bilanci delle aziende e le tasche dei consumatori. Assoutenti denuncia una stangata solo sui rifornimenti, pari a più 525 euro annui a famiglia in caso di auto a benzina e più 558 euro per quella a gasolio. Lei quanto spende in più per un pieno? Minimo 30 euro, oggi come oggi, perché già aumenta di 5 centesimi al giorno, da 1,50 euro siamo passati a 2 euro quasi al litro il diesel. Purtroppo io lo uso per andare a lavorare, mi ci vuole 20 euro al giorno solo per andare a lavorare. Lei lavora qui a Fano o fuori? No, lavoro a Calcinelli, quindi faccio 4 viaggi e sono 60 km al giorno. Non solo il rincaro di carburanti, ma in generale tutto è rincarato. La spesa, il pane, tutte le robe di prima necessità, insomma. Quindi lo stipendio è rimasto sempre lo stesso, non è aumentato di una virgola. Siamo provare, non so, a sto punto a prendere la bici e andare a lavorare in bicicletta, perché con la macchina non è più possibile, perché quello che guadagni nel lavoro lo spendi per andare a lavorare, quindi non è una cosa un po' ingestibile. Lei cosa fa, pieno di GPL, di benzina? Io faccio pieno di benzina e faccio sempre 20 euro, sia che mi costi 1 euro, 2 euro, 3 euro, io farò sempre 20 euro. Però quanto le basta adesso? Io giro per la città, non, con questa macchina non vado a fare giri larghi, quindi mi muovo per il centro. Quando non ci arriverò più la metto in garage, prendo la bicicletta e vado a piedi. I prezzi del carburante non è l'unico rincaro che abbiamo avuto? Certo, certo. E lo notiamo nei supermercati, con la benzina, con il mangiare, con tante cose. L'energia elettrica, le bollette. Si cerca di risparmiare, di fare nel proprio piccolo quello che è possibile, tenere le luci spente, consumare meno acqua, avere queste attenzioni. Io ho una figlia che vive a Bologna. Darebbe gusto ogni tanto andare su, magari piuttosto che andarci due volte al mese ci vai una volta. Bisogna fare delle rinunce. Bisogna fare delle rinunce. Chiaramente la benzina è aumentata, si può vedere anche dal pieno. Prima facevo un pieno e costava tot, adesso costa decisamente di più. Fortunatamente cerco di usare la macchina il meno possibile. È uno strumento di lavoro per me, però cerco di usarla il meno possibile. Oggi ho fatto un pieno da 65, un pieno era sui 50, quindi sono 15 euro in più. Con 50 euro, bene o male, ci facevo metà pieno. Adesso ho molto di meno, una tacca come minimo di meno c'è. Come si fa quindi? Ah, vado in bicicletta. Adesso andremo a lavorare con la bicicletta, carico secchio, attrezzi nella bici e vado in bici. Nel mio settore di edilizia le materie prime sono aumentate tantissimo e quando vai a fare i preventivi i clienti storcono il naso perché pensano che li vuoi fregare, però alla fine anche noi abbiamo un sacco di spese in più. Poi ti faccio un esempio, mi diceva Edo, quel ragazzo del distributore, che se venisse un camion a 20 centesimi in più al litro e metti in caso il camion fa 1000 euro di pieno, quanto gli dovrebbe costare di più? Già sarebbero circa 100-200 euro in più. Sono tutti soldi che alla fine sicuramente il viaggio non lo ripaga. No, quindi spero che cambi questa cosa, ma non sarà facile secondo me. Poi, dico, il fatto della guerra sicuramente. Adesso prima c'era il Covid, adesso c'è anche la guerra, quindi i penalizzati siamo sempre noi.